tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Raid di furti nella notte, presi di mira due esercizi commerciali già visitati in passato dai ladri, il King Sport e il bar Torno sulla superstrada. Prima litiga con il compagno, poi prende a sassate la sua auto. Protagonisti di questa vicenda un fanese e una donna cubana che si calma solo all'arrivo dei poliziotti. Fotomodello, combattivo e da pochi giorni papà di una splendida bambina, Ivan Cottini, il guerriero diventato il simbolo della lotta alla sclerosi multipla. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Il telegiornale anche questa sera si apre con l'elenco dei furti messi a segno la notte scorsa. E dunque cominciamo da due esercizi commerciali, il King Sport e il Bar Torno, due esercizi commerciali tra l'altro già visitati dai ladri. Lo avevano già preso di mira due settimane fa il bar Torno, nell'area di servizio lungo la superstrada Fano-Grosseto in direzione mare all'altezza di Lucrezia. Ma due individui, mercoledì sera alle 22.45, ci hanno riprovato di nuovo. Secondo i titolari si tratterebbe degli stessi malviventi, loro, travisati da un cappello con visiera, uno scaldacollo e guanti. Dopo aver fatto un accurato sopralluogo, girando più volte attorno al locale, hanno deciso di prendere a colpi di mazza il muro sul retro della struttura. Questi tre buchi, come si può notare dall'interno del bar, sono stati fatti esattamente all'altezza dei ripiani che contengono i pacchetti di sigarette, ma questa volta ai ladri è andata male. Il tentativo di entrare, infatti, è fallito grazie all'impianto di videosorveglianza che ha dato l'allarme alla centrale. Sull'accaduto indaga la polizia di Fano. Qua fuori hanno spaccato quella plafoniera là per rendere buia la zona d'azione. Poi hanno colpito con delle masse il muro, hanno vuotato questo bidone del riciclo della carta, per poi metterci dentro le sigarette che avrebbero prelevato dal foro creato sul muro. Due furti nel giro di due settimane, ma per fortuna questa volta non sono riusciti a mettere a segno il colpo. Esatto, non sono riusciti a rubare niente, però hanno creato dei danni al bar. Siete riusciti a quantificare più o meno i danni alla struttura? Ancora no, perché è successo ieri sera tardi e ancora stiamo aspettando che ci vengano a vedere per i danni. Furto nella notte anche al King Sport a Bellocchi di Fano. Intorno alle 4 i ladri hanno mandato letteralmente a pezzi la vetrina antisfondamento, probabilmente anche in questo caso utilizzando una mazza. Una volta scattato l'allarme però è partito il fumo che non consente ai malviventi di vedere all'interno del locale. Prima di darsi alla fuga sono comunque riusciti a portar via alcuni capi di abbigliamento, ma come ci ha detto il titolare sono più i danni alla struttura che il valore degli indumenti rubati. Sul posto i carabinieri di Fano. Prima si mette a litigare pesantemente con il compagno, poi furibonda comincia a scagliare sassi contro l'auto dell'uomo parcheggiata fuori di casa, danneggiandola. Protagonisti di questa vicenda, un fanese e una donna di origine cubana, entrambi sulla quarantina. Stamattina intorno alle 8 i due hanno accompagnato i figli a scuola, ma al loro rientro a casa hanno iniziato a litigare. Fermi in via Gentile da Fabriano, la discussione si è accesa e la donna ha iniziato a colpire la macchina a sassate, sfondando i finestrini, rompendo gli specchietti retrovisori e rovinando la carrozzeria dell'auto. La quarantenne, oltre a colpire il veicolo, si è sfogata anche sul compagno, aggredendolo e provocandogli alcuni lividi al volto. Gli agenti del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, dopo aver ricevuto una telefonata dell'uomo che chiedeva aiuto, giunti sul posto, sono riusciti a calmare la donna, a dare una mano anche una pattuglia di agenti della Polizia Municipale di Fano. I pericoli della rete ha fatto tappa a Fano la campagna educativa della Polizia di Stato sui rischi e i pericoli che possono incontrare i giovani, in particolare sui social network.
Social network, giochi, video, condivisioni o curiosità. Dilaga sempre più l'utilizzo di internet, ma quando a farlo sono i bambini può diventare in alcuni casi un pericolo per la loro vita. Con l'obiettivo di sensibilizzare e prevenire sui rischi della rete è partita da Napoli la terza edizione della campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato dal titolo Una vita da social. Oggi il camper ha fatto tappa al Pincio di Fanno con le unità cinofile antisommossa e gli artificieri, gli operatori della questura di Pesaro, del commissariato di Fano e della polizia stradale di Pesaro. Il ragazzo è ingenuo e quindi mette online troppi dati che lo riguardano, con conseguenze poi che possono andare dai furti in abitazione alle violenze sessuali, a incontri, a produzione di immagine pedopornografica, bullismo e quant'altro. Secondo il primo dirigente Grucci è fondamentale educare fin da subito i ragazzi alla legalità in rete. Questa mattina, ad esempio, alcuni alunni delle scuole medie Nuti, Gandiglio e Padalino hanno potuto acquisire nozioni utili all'utilizzo sicuro di internet, ma anche assistere al lavoro dei cani addestrati dai poliziotti per la ricerca di stupefacenti o sostanze pericolose. Loro sono stati i protagonisti di questa giornata, un pastore tedesco di 8 anni e un labrador di 4, che durante una dimostrazione ha trovato un piccolo quantitativo di esplosivo nascosto nella parte anteriore di un'automobile. Ecco, vedete? Lui si è seduto, il padrone, il conduttore ha fatto finta di non capire per vedere se il cane effettivamente aveva capito, non si sposta. Ricompensa una manciata di crocchette. Testimonial dell'iniziativa odierna la squadra di calcio dell'Alma Juventus Fano, presente con i suoi giocatori e il suo capitano Alex Nodari. Quale consiglio si sente di dare ai genitori di questi ragazzi, ma anche alle scuole? Che la tecnologia è uno strumento, quindi va assolutamente utilizzato come qualunque strumento che ci facilita la vita. Però pensare, soprattutto i genitori devono dire ai ragazzi che non è un gioco. Innanzitutto anche il telefonino non è un telefonino, è un computer a tutti gli effetti. Quindi magari far approcciare i ragazzi gradualmente, all'inizio magari non abilitare il traffico dati, ma consentirgli soltanto il wifi magari da casa, così riescono ad essere più attenti e più vigilanti e poi ecco dire che non è un gioco, che tutte le scorrettezze, i reati, le irregolarità, i delitti che si commettono fuori si possono commettere anche utilizzando la rete. Il Consiglio Comunale di Fano ha approvato una mozione che dà il via libera ad alcuni interventi per la messa in sicurezza del passaggio di pedoni in via Davide Squarcia. In particolare la pista pedonale verrà allargata e trasformata in pista ciclopedonale delimitata da cordoli. ASET invece dovrà riposizionare altrove l'isola ecologica che attualmente si trova all'interno della pista. Buone notizie anche per Via Fanella, che nella prossima primavera verrà finalmente asfaltata. Domani sera, venerdì 2 ottobre, alle 21, nella palestra di Monbaroccio, si parlerà della fusione con il comune di Pesaro. Oltre all'assessore pesarese delle Noci, saranno presenti i due sindaci, Angelo Vichi e Matteo Ricci. Il primo giorno del dono della Repubblica Italiana verrà celebrato il prossimo 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi. I volontari del Comune di Cartoceto, che hanno aderito a questa iniziativa, trascorreranno la domenica in compagnia di anziani soli. È nato per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà ed è dedicato a tutti coloro che non si sono fermati di fronte alle difficoltà quotidiane e che lavorano per il bene comune. Il 4 ottobre prossimo, festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, sarà il primo vero giorno del dono nazionale, un progetto che è diventato legge dopo un iter legislativo durato circa 2 anni. E pensare che in Italia operano quasi 5 milioni di volontari, cittadini attivi, che hanno deciso di impegnarsi, di rimboccarsi le maniche per assumersi delle responsabilità personali o di gruppo per fare qualcosa per il bene del prossimo. Questo è un miracolo silenzioso che accade ogni giorno. Ad aderire all'iniziativa anche il comune di Cartoceto. È un titolo, diciamo, è la giornata del dono un po' particolare, non inteso come un dono materialistico, ma un dono, il sapersi donare all'altro con qualcosa anche che sia di poco prezzo, ma di tanto valore. Il 4 di ottobre tutte
le associazioni partiranno dopo aver fatto una fotografia di quelle che sono le esigenze delle persone che sappiamo che sono completamente sole o non hanno nessuno, per cui in quella giornata molti dei nostri volontari, compresi i ragazzi, andranno nelle famiglie, io compresa, a fare un po' di compagnia, di supporto, di sostegno, anche una forma ludica, perché no, una partita a carte, portarle un dolce. Andremo a trovare le persone che sono veramente sole del nostro territorio, Cartoceto e Lucrezia. Ci sono già anche diverse associazioni che hanno aderito? Sì, le associazioni in modo particolare, quelle più vicine che già operano su questo settore, come l'Avuls, l'Unitalsi, l'Avis, per cui mi sento di ringraziarle indistintamente tutte per il loro operato. E capite bene che il volontariato è sempre un lavoro sotto un po' in sordina, ma che veramente arricchisce, per cui il loro grazie, perché dedicheranno il 4 di ottobre a questa prima giornata nazionale del dono. Molte persone sono scese in strada ad Ancona per la scossa di terremoto di magnitudo 2.9 che alle 14.14 ha sorpreso gran parte della gente a pranzo, soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Il sisma si è avvertito distintamente con una percezione amplificata dalla vicinanza, 5-6 km a nord della città in mare, e dalla profondità pari a 11 km. In città per qualche secondo è tornata la paura del terremoto del 1972 che devastò il capoluogo. La sala operativa regionale di protezione civile ha ricevuto tante telefonate ma nessuna richiesta di intervento, e così i vigili del fuoco e i centralini delle forze di polizia. Con una grande festa, il centro per il tempo libero a San Lazzaro di Fano ha festeggiato i suoi primi 30 anni di attività. Il centro diurno CTL San Lazzaro ha festeggiato i suoi 30 anni di attività a sostegno dei ragazzi con disabilità e delle loro famiglie in un pomeriggio in compagnia di tutti coloro che hanno contribuito alla vita del centro. Sono 30 anni che questo servizio opera sulla città di Fano. È un traguardo molto importante, perché adesso sembra scontato che esistano dei servizi così, ma 30 anni fa non lo era. Questo è un servizio nato in risposta a un'esigenza concreta dei familiari dei ragazzi, appunto, che noi ospitiamo, dei ragazzi disabili. L'amministrazione a suo tempo ha deciso di aprire questo servizio proprio in risposta, ed è un servizio che poi nel corso del tempo, ovviamente, è partito con due ore pomeridiane, è diventato un servizio diurno completo con un'offerta socio-educativa, ecco, totale rispetto a quello che è la persona. Nato nel 1985 per volontà dei servizi sociali del comune di Fano, il servizio fu aperto come spazio socio-ricreativo pomeridiano. Nel corso degli anni poi il servizio si è strutturato come centro diurno, ampliando il proprio tempo di apertura in risposta alle esigenze dei familiari e degli ospiti e offrendo un percorso educativo riabilitativo completo. Il servizio non vuole essere solo un servizio sociosanitario, ma vuole anche trovare molteplici occasioni di incontrare la gente del quartiere, sia noi integrandoci nelle attività della città, sia la città, abbiamo voglia che la città venga dentro il nostro centro per conoscerci e per valorizzare entrambe le risorse che possiamo mettere a disposizione, noi e il quartiere. Le autorità cittadine, i ragazzi con le famiglie e chi ha collaborato col centro si sono incontrati insieme alla cittadinanza in un pomeriggio per festeggiare la storia e un traguardo così importante per il centro. In occasione della festa del patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi, che la Chiesa Cattolica celebra il prossimo 4 ottobre, a Fano, nella Basilica di San Paterniano, sabato alle 21.15 si celebrerà il transito di San Francesco, ovvero gli ultimi momenti terreni della vita del poverello di Assisi prima di incontrare Sorella Morte. In Basilica la celebrazione verrà accompagnata dai canti del musical Francesco è qui, mentre il giorno seguente, domenica 4 ottobre alle 18.30, sempre a San Paterniano, i frati impartiranno una benedizione particolare a tutti coloro che portano il nome di Francesco e affini.
Della sua vita se ne sono occupate le televisioni nazionali, oltre che quelle locali. È diventato testimonial nazionale dell'AISM, l'associazione che lotta contro la sclerosi multipla. Lui si chiama Ivan Cottini e noi questa mattina lo abbiamo incontrato. C'è l'entusiasmo di un uomo che ama non farsi scappare nessuna occasione. C'è il racconto di vite che hanno sfiorato e abbracciato la sua. C'è la storia di un ragazzo, ex fotomodello, che ha visto stravolta la sua esistenza in una mattina di 3 anni fa. Sullo sfondo di tutto questo, però, c'è la voce di una forza che viene da dentro e che trascina tutto in avanti. È lui, Ivan Cottini, che lotta per fermare la progressiva perdita di autonomia. È lui, il guerriero che combatte per non lasciarsi vincere dalle difficoltà e per trasmettere un messaggio importante a chi sta affrontando una grande battaglia come la sua. È lui, giorno dopo giorno, a vincere sulla sclerosi multipla. 27 anni non ti puoi permettere di farti portare via i sogni. Io ho ancora tante cose da realizzare e tante cose che voglio fare e di certo non è la malattia che mi porrà al limite di non realizzare questi sogni. Uno di questi sogni Ivan è riuscito a realizzarlo insieme alla sua compagna Valentina, che sabato notte ha dato alla luce Viola. La bimba è nata all'ospedale di Fano mentre a Monte Maggiore al Metauro sta mandando in scena Un desiderio tra le stelle, uno spettacolo di beneficenza da lui ideato con lo scopo di raccogliere fondi per realizzare un presidio dell'AISM, l'associazione italiana contro la sclerosi multipla nell'entroterra della provincia di Pesaro e Urbino. Ma quella sera al guerriero è bastato uno sguardo negli occhi di questa creatura per capire davvero di aver vinto contro la malattia. In quella notte sono diventato papà, sono tornato a camminare e sono guarito. Felicità e commozione che sono aumentati quando l'ho annunciato telefonicamente al pubblico presente all'evento. Sei entrato in sala parto? Pronto? Sì, sono stato dentro ogni istante. Coraggioso in tutto e per tutto, veramente. Sei un leone, veramente. Ma tu è il nostro guerriero. Fatemi auguri a nonno Luca. Facciamo gli auguri a nonno Luca. Grave è smettere di lottare, secondo Ivan, che grazie ad AISM ha imparato che non esiste oceano che non possa essere superato. La vita ne abbiamo solo una e ogni giorno, anche se la dovessimo condurla seduti o sdraiati, noi dobbiamo viverla ogni giorno. E tu sei anche diventato testimonial nazionale per AISM. Sì, io sono diventato testimonial AISM nazionale e adesso dal periodo di novembre-dicembre mi vedrete a recapitare nelle vostre cassette delle posta con questo cartoncino di pubblicità per AISM. Che cosa ti auguri per il futuro? Guarda, io più che altro mi auguro di godermi mia figlia il più tempo possibile. Hai trovato anche una mamma davvero speciale. Ho trovato una donna fantastica e secondo me lei è la vera eroina fra tutti noi, perché lei che ha accettato la mia malattia è una persona che comunque c'è sempre stata anche nel momento che cado per terra o che mi devo pulire. È una cosa molto rara da trovare oggi, una persona che accetti questo. Eh sì, il vero amore riesce a dare speranza, conforto e la certezza della felicità qualsiasi cosa accada, ed Ivan ha sempre seguito il suo cuore. Ma se si lotta insieme, più facilmente si possono vincere le sfide. Un obiettivo ben chiaro, perché comunque questa è una malattia molto costosa, una malattia che non trascina solo me in questo vortice, ma trascina anche tutta la famiglia e tante persone anche intorno alla famiglia. Quindi io, con tutte le mie iniziative, spettacoli teatrali come tu ricordavi e tante altre cose che faccio, voglio creare questo centro di, non di accoglienza, ma un centro di supporto per le famiglie che comunque si trovano ad affrontare le grandissime spese e i grandissimi viaggi che noi portiamo a seguito. E quindi aiutate, aiutate, aiutate. C'è bisogno anche del vostro aiuto. E mai smettere di lottare? Mai smettere di lottare, quella è la più grossa cazzata che possiamo fare. Ogni giorno dobbiamo viverlo da protagonisti. Grazie. Grazie a voi. Beh, allora, forza guerriero. Noi ci fermiamo qui, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, arrivederci.